Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale Anna Luce Mamma Che Trucco. Oggi video prodotti terminati del mese di luglio. Come al solito in ritardo, sono riuscita a reinserirli in questa busta. Sembravano di più, ma comunque andiamo a iniziare. Sicuramente dimentico qualcosa in giro. Ah, ecco, uno ce l'ho fuori, ma vabbè, va così questo mese, va bene. Allora, terminato questo sapone mani della Sien, questo alla sminta mi ha dato fastidio, 99 centesimi. Questo l'ha utilizzato mio marito, ce n'è ancora un pochino pochino pochino, ma non viene più via. Sono 500 ml, comprati alla Lidl della marca Sien, sono famosissimi sul web e ovviamente non si può fare un video e nominare il Lidl senza nominare la regina. Ciao Elisabetta. A me questo ha dato fastidio, quindi l'ha terminato lui, ci ha messo un'eternità per la serie. Ragazze, gli uomini sono più zozzi rispetto alle donne. Questo è un dato di fatto, senza che dite e fate. Ci sono le eccezioni alle regole, ma come ci laviamo noi donne, ci profumiamo, ci impelettiamo, nessuno mai. Poi, al momento ho una sola mano perché con l'altra reggo questo bustone perché è assolutamente pieno. Allora, Bacti Gel, gel pronto all'uso per l'igiene delle mani col 62% di alcol. Non ve lo consiglio perché sapeva tantissimo di alcol. Io l'ho preso proprio in periodo chiusura totale. Per 75 ml ho pagato questo cosino 5 euro, cioè proprio una cosa assurda dell'altro mondo. Per la serie l'ho preso in farmacia, sì, però ragazzi, veramente è proprio incommentabile. Puzzava, non era granché, però l'ho utilizzato per igienizzare le mani. Alla fine è servito allo scopo. Ne presi due o tre giusto per arrangiare perché all'epoca non si trovava da nessuna parte. Me lo sono fatto durare il più possibile. In realtà, questo lo tenevo in ufficio, l'ho terminato in ufficio perché poi, tra parentesi, l'igienizzante personale ce lo portavamo tutti da casa. Poi, Olaz Anti Wrinkle Firm and Lift 2 in 1 Anti Wrinkle Booster Firming Serum, questo della Olaz, 50 ml, 12 mesi di PAO. Ragazzi, l'inci non c'è, probabilmente sulla scatola, ma da Olaz, insomma, non è un inci verde, non è un inci pieno di schifezze, si sentiva che era comunque silicone allo stato puro, ma aveva una profumazione meravigliosa, aveva un colore madreperlato, si assorbiva subito. Rispetto ai soliti sieri 50 ml è durato tantissimo. Questo mi è durato intorno ai 4 mesi, ne bastava poco e vi dava un effetto idratante, compattante. Sì, magari era solo momentaneo, però ragazzi, a me è piaciuto. Io l'ho preso al Lidl per 5-6 euro e l'ho ripreso adesso che l'hanno rimesso, quindi ne ho uno in scorta. I miei consigli d'utilizzo però sono utilizzatelo con il fresco. Con il caldo mi è piaciuto sempre perché a mio avviso è un ottimo ottimo prodotto, ma dà il suo meglio nella stagione invernale. Adesso io preferisco texture più fresche, sieri all'acido ialuronico, insomma cose un pochettino più estive. Lo finivo perché certo, nonostante un PAO di 12 mesi, l'avrei finito comunque perché a me non piace lasciare i sieri troppo aperti. Se proprio proprio è pesante non va bene, ma questo lo sono riuscita a finire tranquillamente. Quindi per farvi capire, il siero, ecco appunto com'è. Terminata una delle mie solite, forse probabilmente ce ne sarà anche un'altra qua dentro, maschere acqua alle rose Roberts. Ormai ne faccio una barra due fisso a settimana, le adoro, le compro e le ricompro. Io queste le compro da acqua e sapone e le pago, le prendo sempre in offerta 99 centesimi e ne faccio scorta. Più o meno ormai mi faccio i miei calcoli di 2 a settimana, ne prendo anche una decina. Io problemi non me ne faccio perché davvero è buona buona buona. Ah, il classico profumo di acqua alle Roberts, che è un profumo antico di cose passate, di ricordi, di prodotti della nonna. Bello, a me piace tantissimo. È una maschera grande, stra imbevuta, idratante. Allora, ragazzi, non è che voi ve la mettete e questa maschera fa miracoli. Io me la metto, magari anche col ventilatore sparato. Vi do un trucchetto: magari anche se 10 minuti prima di utilizzarla la mettete nel freezer, ve la fa fredda in velocità e quindi fa anche questo effetto
refrigerante, che male non fa di questo periodo. Qua dice 20 minuti, no, io la tengo in posa fin quando non si asciuga completamente. Certe volte me le metto la sera, mi sveglio e poi mi vado a fare nel letto e poi mi vado a fare la skincare anche più tardi. Insomma, a lei non rinuncio mai. Quando non so che maschera prendere, quando sono scocciata, quando ho caldo e sono in casa, vado di lei, l'adoro. L'adoro, è forse una delle mie maschere in tessuto preferite. Allora, ripeto, non è una maschera a mio avviso calmante come quella della Garnier, che sempre vedrete nei terminati che utilizzo sempre perché sono dei miei mai più senza, però è comunque una maschera fatta benissimo, grande, che mi copre tutto il faccione grosso, non si stacca se volete fare un servizio, non, io mi ci trovo benissimo, ragazze, la uso proprio quando ne ho voglia, mentre quell'altra la uso alla bisogna, questa la uso quando ne ho voglia. Poi, terminato questo siero antirughe dell'Anthos, questo lo compro e lo ricompro, è un 4 stagioni, al momento ne ho tanti, ma lo ricomprerò. Questo qui dalle mie parti non si trova facilmente, quindi nel mio negozio di fiducia, che è la bioprofumeria, ciao Claudia, so che mi segui, la riordino e lei me la fa arrivare in 448, come anche le maschere, tutto, qualsiasi cosa di cui ho esigenza, ne ho voglia, lei me le fa arrivare. E questo in particolare con estratti di echinacea, ginseng, pompelmo e centella, vitamina A ed E, ha un inci completamente bio, ve lo metto qua, magari fate un fermo immagine, ingrandite qualcosa, dovrebbe. Ho messo la luce lontano, quindi dovrebbe inquadrarlo bene. Completamente bio, Anthos è un marchio bio che io adoro. Ragazzi, io preferisco questo marchio addirittura da Eteria. È uno dei miei marchi, forse il mio marchio bio preferito, perché ha un ottimo, ottimo rapporto qualità-prezzo. Mi sono trovata quasi con la totalità dei prodotti. Cioè, non c'è un prodotto Anthos che non mi piace. Forse la maschera purificante, ma perché è troppo aggressiva per me? Ma è un'ottima maschera purificante. Sono prodotti bio, vegani. Sì, hanno 6 mesi di PAO, però a mio avviso ne valgono davvero la pena. Se volete provare una marca bio che non abbia troppe pretese, ma allo stesso tempo sia efficace, Anthos, troppo pretese inteso in senso economico, perché ha dei prezzi a mio avviso ridicoli per la qualità del prodotto, a me piace tantissimo. Poi, finito, Neutro Roberts delicato, zero macchie. Questo, se non mi sbaglio, comprate al Lidl, lo compro e lo ricompro. A me piace cambiare con i deodoranti, piace molto quello del Lidl, proprio della marca Sien, però ha un erogatore pessimo, quindi quando ho uno spruzzino per le mani buono lo compro e lo travaso, o altrimenti vado di loro. D'estate preferisco comprare, non mi ricordo il prezzo, ma siamo intorno all'euro e qualcosa, ma mi ricordo che l'ho presa al Lidl questo, ma si trova ovunque nella grande distribuzione. Non male. Se devo dire vado apposta per ricomprarlo, no, no. E poi soprattutto d'estate io preferisco quelli rinfrescanti, quello il chili, oppure questa la versione rinfrescante. Mi piace cambiare, mi piace provare di nuovo. A me non piace utilizzare sempre gli stessi prodotti. Siamo in una zona comunque vicino al seno, con tutto quello che si sente, i prodotti, i tumori, i problemi, io cambio sempre. Poi, finito questo levasmalto della Checca, comprato a 3 euro, questo era per il semipermanente, l'ho finito per lo smalto normale, niente di che, ecco, quelli che si trovano nei negozi, non mi soffermo più di tanto perché sono quelli che si trovano nei negozi che vendono cose per estetiche, insomma estetiste. Poi, Garnier Skin Active Hydra Bomb, questa è la mia maschera calmante per eccellenza, la utilizzo 1-2 volte al mese, ossia dopo la ceretta al baffetto. Come mi ridrata e mi ripristina il film idrolipidico della pelle, lei nessuna mai. Io in genere la utilizzo quando ho la pelle irritata, ho qualche bollicina in più, ho la pelle che mi tira tanto tanto dopo la ceretta al viso. La utilizzo solo quando la devo calmare. La compro anche questa a 1,99 € in offerta da acquestapone, e questa qua ce n'è una scorta infinita. Ah!
amica di tutto. Scusate, io sono una mano al momento, ne ho una scorta infinita veramente, perché senza di quella io non posso stare. L'ho trovata anche a 3 euro alla bisogna, l'ho acquistata anche a 3 euro perché veramente, cioè, ci posso mettere le creme migliori di questo mondo, ma come mi calma la pelle questa maschera, ragazza, per me è un mal più senza. Maschera che anche mi è piaciuta, questa me l'ha data mia zia Rorro, l'ho scroccata a lei praticamente. Ciao zia Rorro! Ed è questa Planet Spa Laun, sì, mi piacciono. In offerta si possono comprare perché non costano poi tanto, intorno ai 2 euro, 2,50 euro, quando Laun le mette in offerta ci stanno tutti, ha un buon profumo, una buona maschera idratante. Il problema è che io odio i prodotti Avon, perché all'improvviso Avon vi fa innamorare di un prodotto e poi dopo non c'è più, quindi vi dannate l'anima. Poi, terminato questo Cilli Gel Freschezza Naturale a lungo nel mio intimo Cicilli, questo sempre ne sentivo parlare a destra e a sinistra, poi a un certo punto ne sento parlare dell'Elisabetta R, che risaluto, dico no vabbè, ma se lei dice che è fresco, se lei lo consiglia, bisogna assolutissimamente, velocemente provare questo Cilli. Lo provo, scusate, chiude, e rimango leggermente... La prima volta che l'ho utilizzato camminava un po' strano perché fa davvero effetto fresco, quindi se volete, come dice Simona del canale Beauty Passion, che saluto, la bagiana rinfrescata più non posso, Cilli Verde, io corsi a comprarlo quando lei lo nominò e poi come la scema ho scoperto, ho toccato che ce l'ha anche Lidl, quindi poi insomma dove mi trovo là lo compro, siamo intorno ai 2-3 euro, devo essere sincera, il prezzo non me lo ricordo, poi ovviamente uno di quei detergenti che gira, va in offerta, insomma. Bruttissimo, non lo riacquisterò. Super spray SPF 50, questo l'avevo acquistato l'anno scorso, non l'avevo mai aperto, l'ho aperto quest'anno, il gas era completamente andato, ragazze, con solari bisogna fare attenzione, mi piaceva perché è trasparente, non va spalmato, però ragazze, con i solari è sempre quello, quando non li spalmate, quando non sono solari forti, rischiate che non funzionano. A me questo è uscito difettoso, l'aria subito è andata via, ho avuto un sacco di problemi, alla fine l'ha finito mio marito, giusto per, ma resistente all'acqua, antisabbia, boh, perché è uscito difettoso, non lo so, ma sinceramente non mi ha dato fiducia e non ho intenzione di ricomprarlo. Poi, tonico viso delicato di Etelia astringente al kiwi e alla rosa. Allora ragazze, questo tonico mi è piaciuto, io poco ci vado a nozze con i prodotti Etelia, a prescindere, cioè a parte le ultime due uscite che adoro, quelle all'anguria, ma perché io adoro le anguria e so che i prodotti all'anguria sulla mia pelle hanno una buona riuscita, il resto dei prodotti di Etelia a mio avviso costano troppo, sono sincera. Questo tonico siamo sui 12-13 euro, io non lo utilizzavo come tonico, lo utilizzavo come mist, quindi facevo giusto una spruzzata dopo il tonico, perché ragazze, io sono vecchia dentro, è vero, sono vecchia dentro, per me il tonico è quello classico sul dischetto di cotone, passato come ultimo step della pulizia, questo per me è una mist, quando ci mettono, dice sì, tu la puoi aprire e puoi usare come tonico, ma anche no, 11-12 euro di mist fatto con lo spruzzino, penso che il suo utilizzo più idoneo è spruzzarlo, e alla fine ho deciso, ecco, di spruzzarlo come mist, mi è durato tanto, tutto sommato questo ho intenzione di comprarlo, sono 150 ml, utilizzato come mist è buono, una buona profumazione, non mi appesantiva la pelle, non me la ingrassava, avevo un'azione sui pori che li andava a chiudere, mi è piaciuto, però ripeto, per me è un costo esagerato come tonico, stiamo parlando ovviamente di un tonico bio, sì, si fa pagare tutto quello che volete, completamente bio, tutte le certificazioni di questo mondo, un ottimo inci, però stringi stringi come tonico su un dischetto a me non mi sarebbe durato niente, infatti questa, la prima versione era senza spruzzino, la seconda versione con lo spruzzino io mi ci sono trovata proprio perché mi è durato tanto e bene o male ho ammortizzato in un certo senso il prezzo, comunque lo ricomprerò perché vi dico, utilizzato così secondo me è l'ideale, su un dischetto di cotone per l'utilizzo che le faccio io mattina e sera fisso non mi sarebbe durato nemmeno un mese, così mi è durato un paio di mesi, poco più.
Tonico della Kills. Allora, ragazze, una di voi mi ha detto: ma perché non utilizzi i prodotti Kills che sono i migliori? Utilizzi le schifezze della Sien? Io preferisco il tonico Sien al tonico Kills. È ufficiale, sì, lo dico sul mio canale. Io ho una pelle molto particolare, molto delicata, molto sensibile, che preferisce i tonici. Non so come è possibile. Io non sono lucida, sono le luci sparaflesciate, perché non, se mi specchio non sono affatto lucida. Vabbè, allora ragazze, teniamoci la bustina come fosse il bambino, ormai sono abituata, ecco col braccio. In pratica mi è piaciuto, stiamo parlando di 28-25 euro di tonico. Allora, questo va sul dischetto di cotone. Allora, l'odore è buono, molto delicato. Questo qui è un tonico che io compro e ricompro ogni inverno, perché mi piace utilizzarlo d'inverno, perché è un tonico lattiginoso, un po' strano, diverso dai soliti tonici. È un tonico, ecco, più idratante, più ricostituente della pelle, non è il classico chiudi pori. Io però poi che facevo sopra, lo utilizzavo in combo con questo che andava a chiudere i pori, e avete capito, io mi giostro i prodotti in maniera tale che sono complementari, si sposano bene fra di loro. È un tonico, ecco, ripeto, diverso dai soliti tonici. È un tonico latte, è un tonico particolare, molto delicato, molto... costa tanto. Mi è durato anche tanto, perché stiamo parlando di 250 ml, ne basta davvero poco, però costa tanto per essere un tonico che io rilego all'inverno, perché ad esempio l'ho utilizzato, adesso l'ho finito, adesso col caldo non l'ho finito, inizio mese, però non mi piace d'estate, quindi stiamo parlando di un tonico che io utilizzo soltanto d'inverno. Ho iniziato a utilizzarlo tardi, perché me l'ero dimenticato tra le scorte. Poi ci sono io dei giorni in cui vado a controllare le scorte per tenerle sempre tutte monitorate. Dice mio marito: sì sì, vai a giocare un po' con il tuo bagno, con i tuoi prodottini, perché io, oltre a comprarli, sistemarli, metterli come piace a me, cambiare le disposizioni, ogni tanto li vado a controllare. Ragazzi, i prodotti vanno controllati, perché magari o scadono o sono stati aperti da qualcun altro e sì, il prodotto si rovina, insomma vanno controllati. E quindi lo trovai e lo aprì, l'ho aperto tardi, verso aprile, forse maggio, fine aprile, insomma. E devo dire la verità, nel periodo col caldo non va bene, quindi è un tonico che io sicuramente ricomprerò, perché a me piace coccolarmi per l'inverno, ma che utilizzo solo esclusivamente d'inverno. Preferisco, se devo fare la scelta, un tonico della Sienna al miele, che va bene sempre, che a me è piaciuto proprio tanto quel tonico, come profumazione, come texture, come tutto, che è comunque un tonico addolcente, più leggero perché è acquoso, e quindi che può andar bene sia d'inverno che d'estate. Quindi, per farvi capire più o meno io come la penso. Poi, terminata quest'acqua profumata di Nani, Pepe Rosa e Gelsomino, io queste d'estate ne faccio fuori una più o meno al mese, se non di più. Ce n'è una già che sta terminando, quindi la vedrete nei prossimi terminati di agosto, e costano 2 euro e qualcosa da acqua e sapone, 2,90 euro, io le pago non in offerta. Sono 75 ml, mi hanno detto che è la stessa marca produttrice di quelle che fa anche quelle della Sien, ho sentito sul tubo, ma devo essere sincera, forse sono io che sono una imbranata, passatemelo. Ovviamente io vi dico le mie sincere impressioni, ma come acqua profumata, a prescindere dalla profumazione bella o brutta, o che mi piace a me più che bella o brutta in generale, sono gusti personali, io non trovo differenze fra le acque profumate. Magari una la trovo con un profumo che mi piace di più, più rinfrescante, però poi dopo c'è la cosa finisce là. Sono acque profumate, sì, ok. Crema vecchissima, questa era Derma, una cosa del genere, non so neanche se si trova più, vado veloce, era fatta così, io l'utilizzavo per corpo, piedi, come mi trovavo, questa me la portavo in giro, la tenevo sullo studio per emergenza. Adesso cosa farò? La riempirò di qualche altra crema, me la porterò in giro, perché mi piace tantissimo questo disegno, è di latta, si chiude molto bene, quindi ci metterò un gel fresco tipo gel d'aloe, e me lo porto in giro in borsa e me lo uso alla bisogna. Mancava solo. Sì, effettivamente
li ho incastrati benissimo i prodotti qua dentro, sono un genio, veramente stanno, c'è un incastro perfetto, va bene, vediamo se adesso si mantiene poggiamo da qualche parte perché con questa cosa in braccio mi sento un po' destabilizzata. Ok, aspettate, forse ce la facciamo. Come non prepararsi video? No, è troppo pesante perché ho incastrato queste cose in una maniera tipo domino. Va bene. Latte detergente dell'Antos. Questo non mi è piaciuto. Ma non mi è piaciuto per il semplice fatto che questo è lo stesso latte detergente che l'Antos fa nel barattolone. È molto denso, faticavo a farlo uscire, soprattutto l'ultimo. Buonissimo, mi piace nel barattolone. Quindi il prossimo che ricompro, in realtà credo di averlo già in scorta, comunque sarà nel barattolone e non comprerò più questa versione così perché non mi è piaciuta questa versione, nel senso che non è un latte detergente diverso, è sempre lo stesso, bello denso, bello che si massaggia, però messo in tubo ed è scomodissimo. Finito questo Neutromed acqua di cocco con estratto di cocco della Neutromed. Io questi li compro da Acquesapone a 99 centesimi. Ne ho preso uno durante un'offerta per provarlo. Sono riandata e ne ho presi 20. Che mio marito, quando li ha visti nei ripostigli, ha detto: Anna, ma ti è arrivata voce di un'altra chiusura? No, perché 20 forse sono un po' troppi. Stai esagerando, tu non credi? No, no, mi piaceva troppo. Ha un profumo meraviglioso, fresco, di estate, di palma, di spiaggia, mi è piaciuto talmente tanto che a 99 centesimi ne ho presi 20. Oddio, prezzo pieno arriva ai 2 euro, non è quella cosa esagerata, ci stanno a 50 centesimi, no, però mi sono piaciuti talmente tanto che ho esagerato, così devo essere sicura, cioè, succedesse un'altra chiusura, cascasse il mondo, un meteorito, boom, cioè, dice, questa se la chiamano, non me la chiamo, abbiamo già dato per il 2020, veramente ragazzi, abbiamo già dato per il 2020. Io ho il sapone che mi piace. No, veramente ho fatto scorta di tutto perché adesso devo avere le mie scorte, me le devo guardare. Fa mio marito, ma non le usi? No, devo avere almeno 4 prodotti in scorta di tutto. Per la serie rimaniamo traumatizzati da queste cose. Ma noi, shampoo doccia, questo della nuova collezione di Vrocello, adorato, l'ho fregata a mia zia. Sempre zia Rorro, ciao zia Rorro, meno male che c'è zia Rorro e quindi santa e benedetta, l'ho adorato, l'ho finito io da sola praticamente. Amore, 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 insieme in combo, sempre fregata mia zia Rorro, con sta stipata qua dentro. Ragazze, non la trovo. Uscirà dopo lo scrub corpo, quindi buono buono buono, lasciava un profumo proprio che era per tutto il bagno, ma una cosa paradisiaca, ma paradisiaca veramente. Salviette fria, queste le utilizzate per le mani, comprate sempre in super offerta, sono orrende, queste graffiano, non struccano, non fanno niente, ma nemmeno dalle mani levano lo struccato, si sono asciugate subito, pessime. Io con le fria non c'ho un buon rapporto. Mio figlio ha terminato questo dentifricio acqua fresh, piccoli denti che io compro da Acquesapone, da Dea Bellezza dove mi trovo. A lui non piacciono quelli fruttati, quelli a fragola, quelli a banana, dice che hanno un gusto troppo brutto. Sono 50 ml per pochi euro e sinceramente va bene così a me. Comprate al Lido in salda 1,49 euro questo profumatore per ambienti, lo tenevo qui nel mio bagno perché è delicato, dura tanto, non crea problemi, al momento ce n'è un altro identico, poi però purtroppo ho finito la scorta perché quando mi sono decisa a comprarli questi c'erano e vabbè. Dischetti della Cotoneve presi in offerta da Acquesapone a 99 centesimi. Allora ragazzi, io i dischetti compro quelli che trovo perché ne uso davvero tanti, tra tonico, struccaggio e tutto. E compro sempre quelli in offerta. Quando proprio non li trovo, prendo quelli del Lidl, quindi 99 centesimi via. Questa maschera, questa era la maschera che mi aveva mandato Elisabetta R, ma a me piace tantissimo, quindi che risaluto, ciao cara, che a me piace tantissimo, è una maschera purificante in foglio, delicata, purifica, ma vi lascia una perla morbidissima.
Io in genere la pago sui 3,99 euro e l'acquisto all'OVS e ha il profumo del chewing gum Brooklyn, ma quello proprio originale, quello che avevate quando eravamo piccole, che adesso l'odore è un po' cambiato, ho notato quando li ha presi mio figlio, ma è quello. In foglio comodissima, mi copre tutto il faccione piatto, burroso, non cade, sta lì tranquilla, non mi dà problemi, ottima. Poi un'altra maschera che ho fregata a mia zia, questa della Rover Res Hype, questa era la pera. Allora ragazzi, io devo dire la verità, queste maschere mi piacciono, però io non trovo differenze tra una e l'altra, le ho provate quasi tutte. La mia preferita è il limone, ma per il profumo trovo che siano delle semplici maschere idratanti, ne compro a vagonate quando l'OBS fa il 3x2, insomma fa le offerte, perché a prezzo pieno preferisco altro sinceramente. Ripeto, io cerco di acquistare sempre con i saldi, mi faccio le scorte e quindi mentre non aspetto le offerte, le cose, ne utilizzo altre. Non sono indispensabili nella mia routine maschere, quindi quando le trovo in offerta o le trovo da mia zia, gliele scrocco. Stessa cosa per questa di Kiko, non so se la fanno ancora, molto buona in gel, mi è piaciuta. Devo dire la verità, mi è piaciuta. Ripeto, non so se la fanno ancora, non so il prezzo, me l'ha regalata lei. Si trova nei negozi Kiko o sul sito, se ancora si trova. Bocciatissimi questi, infatti qualcosa c'è ancora dentro, stanno tutti lì dentro, ma li cestino della Siene, 24 strisce depilatore viso. Allora, io c'ho un viso estremamente delicato, ma il mio baffetto è qualcosa di osceno, nero, duro e tosto, e queste non ci fanno manco il baffo. Scusate il gioco di parole, non ci fanno assolutamente niente. Io sento lo strappo, quindi la pelle sotto sente lo strappo, però non tirano via tutti i peli. Sinceramente, non sto lì a soffrire. Ci ho dato qualche occasione, via, le cestinerò. Poi, terminato questo, proprio stamattina ho risposto a un commento: qual è il tuo struccante occhi preferito? E lui. Non è bio, ragazze, non è bio, ma a me acqua alle rose piace proprio tanto. È di questa linea Sensitive, proprio questo. Costa poco, siamo intorno ai 2 euro e qualcosa. Si trova nella grande distribuzione, ha un profumo meraviglioso. Io quando lo passo è una coccola, non brucia, non appanna, non sensibilizza. È una coccola, ragazze, lo so, non è bio, ma sinceramente, a mio avviso. L'ince è questo, se la cosa vi può interessare, ma tanto lo trovate in tutta la grande distribuzione. Io non sono un'esperta di inci, quindi sinceramente, se volete sapere qualche inci in particolare, prima ho bisogno di studiarlo e poi eventualmente ne riparliamo. Ma si sa, è grande distribuzione. Per me è importante il rapporto qualità-prezzo. Prima viene lui, poi viene quello della Sien, quello verde che con il pump particolare. E poi, se proprio mi chiedete, sì, ok, d'accordo, ma il tuo contorno occhi preferito bio qual è? È quello della Puro Bio, quello bifasico, che ha una buona profumazione, non appanna, non brucia, non mi crea problemi. Però sinceramente con gli ml, questi sono 150, là saranno massimo 200, questo viene 2 euro e qualcosa, quello viene 11 euro, quindi capite bene che a un certo punto io ne faccio fuori quasi 2 al mese, più di uno è un poco, quindi alterno, diciamo così. Però un altro cotoneve da 99 centesimi, eccolo qui, ne consumo tantissimi. Questo è lo shampoo di mio marito, sono 7 anni che sono sposata, sono 7 anni che lui mi chiede di acquistargli questo shampoo. 1 euro e qualcosa della Garnier, io lo prendo anche questo in offerta, ne prendo 4-5 alla volta. Lui ne usa molto poco, quindi durano tanto. E questo è al latte vegetale idratante. C'è di buono che è molto delicato, quindi quando vado in velocità e non trovo lo shampoo, lo utilizzo anche per mio figlio, anche un po' per cambiare. La Bello Light Kiss, orrendo, puzza, non mi piace, si è rovinato subito, quindi niente, lo butto allo cestino. Poi un'altra maschera di acqua alle rose Roberts, e qui abbiamo detto quanto sopra. Ah ragazzi, questa, scusate il video verrà lunghissimo. Adesso vedo fino a un certo punto, altrimenti ve lo stoppo e vi faccio la seconda parte.
Allora, un minuto Urban Detox Max Pore Refine. Allora, questa è una maschera della Nivea 75 ml, pagata in offerta 2 euro. Ragazze, mai maschera fu più bella. Allora, è una formula autoriscaldante agli estratti di magnolia. Ovviamente adesso non la ricompro perché fa troppo caldo e non, ed è inutile tenerla nelle scorte quando poi si muore e si potrebbe anche rovinare. Quando finirà questo caldo assurdo, la ricomprerò. La ricomprerò e la utilizzerò. Allora, veramente ci mette 1, 2, massimo 3 minuti. E si riscalda davvero, ma non quel bruciore, è una leggerissima, infatti l'ho finita questo mese, cioè si poteva sopportare, una leggerissima sensazione di calore, 2-3 minuti e passa, e davvero io ho trovato che mi ha aiutato con i pori. Allora, adesso fa troppo caldo, io non sopporto niente, io soffro di pressione bassa, quindi, ma altrimenti l'avrei già ricomprata e messa subito in utilizzo. È una maschera unica nel suo genere, che è entrata di diritto nella mia routine settimanale. Io faccio maschere tutti i giorni in settimana. Mi è piaciuta tanto, nonostante l'inci è qualcosa di schifosissimo, pessimo, peggio non c'è, non mi ha creato problemi alla pelle. Io trovavo che aveva davvero un'azione di chiusura sui pori, davvero un'azione, mi è piaciuta tanto, la ricomprerò sicuramente. Poi è rimasta solo la scatola, le 3 ampolline di Pantene che ho utilizzato nel periodo di massimo disagio. E mi era rimasta la scatola, in realtà già dal mese scorso, però mi sono dimenticata di parlarvene. Le ho trovate buone, ma niente di che, devo essere sincera, avevo il capello rovinato prima, durante e dopo, stressato, e tale è rimasto, non è che mi abbia fatto miracoli, eh. Sinceramente lo pagai intorno ai 7-8 euro, ma comunque l'ho presi al supermercato, ma comunque per me queste ampolline non sono niente di che, non mi sono piaciute particolarmente. Poi ho buste e bustarelle qua dentro, non vi dico cosa non c'ho qua dentro, va bene, non fa niente, cartoncini, cartoni, va bene. Ecco qui lo scrub Almonoi che ho utilizzato, finalmente uscito insieme al bagnoschiuma. Ottimo, ottimo, ottimo. Veramente, ragazze, è una cosa spettacolare. Sempre fregato a mia zia questo, però ho deciso di non riacquistarlo. Mentre potrei acquistare anche il bagnoschiuma con un'offerta, con qualcosa, insomma, mi è piaciuto talmente da riacquistarlo, questo ho deciso di non acquistarlo perché sono 150 ml, a me è bastato per 4-5 docce. Se l'ho utilizzato su tutto il corpo è davvero uno scrub buono, bello, presente, ma non che vi dà fastidio, non che vi scrabba quella cosa esagerata che dice mi ha quasi fatto male, no. Delicato e vi lascia una pelle morbidissima, bellissima, però sinceramente 9,90 euro per uno scrub 150 ml, 5 docce. Anche no, il prezzo è un pochettino proibitivo, devo dire. Dovessi trovarlo in offerta a 3-4 euro o magari in omaggio su altri prodotti, sicuramente è una cosa che farei perché è un ottimo prodotto. Però a mio avviso ci sono tanti scrub altrettanto validi che costano molto meno. Ad esempio, al momento sto utilizzando quello alla menta di Bottega Verde che è quasi terminato, lo vedrete nei prossimi terminati. E quello io l'ho pagato in offerta sui 4-5 euro, quindi ecco il quantitativo, se non mi sbaglio molto di più. Ma poi, terminato questo A New Perfect Skin dell'Avon Daily Boost Splash, è un'ottima essence che io mettevo sia a volte tamponando sul viso, sia a volte con un dischetto di cotone. Ottima, ottima, ottima. Purtroppo 125 ml, a volte stava in offerta anche intorno ai 4-5 euro, adesso l'Avon non la fa più. Questo è il motivo per cui io odio l'Avon. Ve la mostro perché l'ho terminata e perché soprattutto in altre due in scorta, magari laddove l'Avon la dovesse riproporre, me ne prenderei almeno 10. Vi ripeto, mi è piaciuta talmente tanto che le riprenderei senza pensarci su. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento a domani con la seconda parte del video perché davvero sta venendo troppo lungo e dopo ho problemi a caricarlo. Un bacione, ringrazio sempre tutti i nuovi iscritti.
vi do appuntamento, ripeto, a domani, perché poi lo caricherò subito uno dopo l'altro. E per qualsiasi domanda me lo scrivete giù. Se state vedendo questo video per la prima volta, evviva, iscrivetevi al mio canale per sostenermi. C'è lì mio figlio che non sopporta le porte chiuse, ma non mi sono chiusa dentro con fuori, sta con il papà, e che vi ha persa. E quindi così, un bacione e a domani con la seconda parte dei prodotti terminati di questo mese. Ciao.